Buonasera, ben trovati con lo spazio informativo del pomeriggio. La cronaca in apertura, una rete di pattuglie collegate tra di loro e servizi attenti hanno portato all'arresto di un ladro nella zona più colpita, ovvero quella di Rigutino. Preziosa la collaborazione tra forze dell'ordine e cittadini. Colto sul fatto mentre ruba a Rigutino, in seguito a diverse segnalazioni per furti in abitazione nel comune di Arezzo, con particolare riferimento proprio alla zona compresa tra Arezzo e Castiglion Fiorentino, i carabinieri della compagnia di Arezzo hanno messo in campo un'azione di controllo del territorio, rafforzata soprattutto nell'arco orario serale e notturno. Durante questi controlli è stato trovato un uomo che, dopo essersi introdotto furtivamente all'interno di una scuderia, nelle pertinenze dell'abitazione di un giovane in località Nocetella, frugava e aveva accumulato all'esterno della stessa scuderia vari attrezzi da lavoro con l'intento di portarli via. Il proprietario, accortosi della presenza dell'uomo, ha informato subito i carabinieri, che hanno inviato sul posto una pattuglia del radiomobile, che, essendo nelle vicinanze in servizio perlustrativo, anche in virtù di un dispositivo organizzato e studiato per far fronte alla specifica esigenza, è arrivata sul posto. Ha recuperato la refurtiva del valore di circa 2.000 euro. L'uomo è stato arrestato. L'arresto è stato convalidato, mentre per lui è scattato l'obbligo di permanenza in casa durante le ore notturne e di presentazione ogni giorno al comando dei carabinieri di Arezzo. Una prima forte risposta all'ondata di furti che ha caratterizzato l'intera estate nella zona. Sono rimasti con un pugno di mosche in mano i banditi che hanno tentato l'assalto alla Chini, rubato solo ottone. Stavolta sono rimasti con un pugno di ottone in mano i ladri che hanno assaltato la Chini di Ponticino, una delle aziende cardine del distretto Orafo-Aretino. Azione spettacolare, verrebbe da dire da film, ma la trama non è stata certo quella che i criminali avevano scritto nei loro pensieri. Infatti l'immediatezza del sistema di allarme ha fatto scattare il pronto intervento prima della vigilanza e poi dei carabinieri. Il trattore usato è servito a forzare un portone, ma nulla più, anche se il danno c'è stato e la proprietà è stata costretta a sporgere denuncia per questo, visto che il trafugamento di ottone non può essere considerato un danno. Dalle prime indiscrezioni sembra che il comando fosse composto da quattro persone, tutti rigorosamente travisati secondo le norme più elementari della criminalità organizzata. I carabinieri dell'ufficio investigativo stanno conducendo le indagini alla ricerca di quell'elemento utile per risalire agli stessi. Una dinamica, quella usata 2 notti fa, molto simile all'assalto alla vicina Jessica e ancora prima in un'azienda di Castelluccio. Taglio del nastro del nuovo ponte sull'Arno. Si tratta di un'opera provvisoria in attesa della struttura definitiva, mentre quello storico va in pensione, sarà solo pedonale. Parliamo di Ponte Buriano. Un bacio al nostro ponte che va in pensione. Gioia ed emozioni forti per i cittadini di Ponte Buriano che oggi hanno assistito al taglio del nastro del nuovo ponte sull'Arno già in funzione. Un'opera che cambierà la vita per le aziende del posto, non solo per i residenti, dato che non ha limiti di portata. Dobbiamo anche guardare al futuro, lo facciamo con un ponte guado, cioè un ponte provvisorio, dunque sarà un'infrastruttura che non andrà a sostituire, diciamo, Ponte Buriano, ma in qualche modo dovremo nei prossimi mesi essere capaci a fare quella che era una progettazione ormai definitiva, farla diventare cantiere. Dunque si parla di un progetto di più di 20 milioni di euro, dunque noi penso saremo in grado da qui al 2027 di portarlo a cantiere. Il progetto è pronto, le risorse dovrebbero arrivare da Regione e Ministero. Per il ponte storico invece al momento viene monitorato ed è al centro dei progetti turistici di mobilità dolce. La prima richiesta per la sua manutenzione risale al 1999. Io feci una lettera al presidente della provincia, sindaco, sovrintendenza, ovviamente mandandolo anche mezzi di informazione, per procedere velocemente a un restauro conservativo. Che anno era? 27 maggio 1999. Alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico arrivano brutte notizie per il tecnico Marconi di San Giovanni Valdarno a causa del crollo di una parte del soffitto e del controsoffitto di una delle aule. Il plesso di Via Tireste è stato chiuso in attesa
delle verifiche strutturali, il tutto alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico. Gli alunni che frequentano il Marconi da domani seguiranno in maniera temporanea le lezioni all'Isis Valdarno in Viale Gramsci. Vacanze allora finite per gli oltre 40.000 studenti aretini. Un esercito di 43.393 studenti, quello che da domani, venerdì 15 settembre, tornerà sui banchi di scuola. Alle mie spalle il liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo, che compie proprio quest'anno 100 anni, una delle scuole più numerose, più frequentate, non solo di Arezzo ma anche dell'Aretino. Domani la campanella suonerà nell'ordine per 5.489 bambini delle scuole statali dell'infanzia, divisi in 248 sezioni, 12.307 alunni della primaria per 651 classi e poi 8.674 studenti delle medie, che avranno a disposizione 419 classi, seguiti da 16.923 ragazzi delle superiori suddivisi in 779 classi. Si tratta del numero più consistente, ma attenzione, netto calo rispetto al 2022. A tutti l'augurio del responsabile, del dirigente della scuola, Roberto Curtolo, che ha ricordato i valori della scuola, ha anche annunciato che non dovrebbero esserci problemi di copertura di cattedre. Insomma, un anno scolastico che inizia, che dovrà affrontare un lungo percorso che passerà poi per la pausa natalizia, quella di Pasqua e poi per gli appuntamenti finali. Un anno come sempre da affrontare anche con qualche timore legato al Covid, ma le scuole sono attrezzate e per l'eventualità le mascherine sono pronte. Allora non resta che augurare davvero un buon anno scolastico a tutti i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, che inizieranno appunto questa avventura. Ci spostiamo in Vaticana, è tutto pronto in via di Signalunga Foiano per accogliere i piccoli della scuola dell'infanzia Alveare. In attesa che venga realizzato il polo 06 finanziato con i 7 milioni del PNRR al posto della scuola dell'infanzia all'Alveare, i bambini frequenteranno la rinnovata scuola del Pino. Ci siamo dovuti adoperare per trovare ovviamente una location che potesse accogliere i bambini della scuola dell'infanzia per un tempo anche abbastanza lungo, per cui in sinergia con la scuola, con le maestre, tra le varie opzioni che c'erano abbiamo deciso di risistemare questa struttura, che però non ospitava allievi da una ventina d'anni circa. I lavori qui hanno interessato il rifacimento completo di tutti gli impianti elettrico e termoidraulico, sono state alcune opere edili, tutti nuovi infissi, imbiancature, rifacimento dei pavimenti, quindi tutta una serie di interventi sia all'interno che anche all'esterno della struttura. È stata creata anche un'area funzionale per le attività e il gioco dei bambini. Quali classi, quale scuola, quanti bambini saranno qui tra pochissimo? Tutti i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia all'Alveare, il polo storico delle scuole dell'infanzia di Foiano, che in questo momento lascia spazio ad un polo ben più importante che accoglierà invece la fascia 06 tra qualche anno. Nel frattempo, temporaneamente, i bambini saranno accolti in questo edificio, anche questo un edificio importantissimo per la storia della scuola di Foiano, che per tanti anni ha ospitato la scuola elementare a tempo pieno del Pino. Tutto pronto invece a Monterchi per la Sagra della Polenta, che si prepara dunque il Monterchi ad ospitare una delle feste tipiche più popolari della provincia di Arezzo. Monterchi si appresta a vivere un fine settimana tra i più importanti dell'anno per il paese della Val Cerfone, con Luca Fabriciani, presidente della Proloco. 15, 16 e 17 a Monterchi, vi aspettiamo per la Sagra della Polenta. Anche quest'anno saremo presenti sia a Mercatale, qui alle mie spalle, che nel centro storico, con il classico menù della tradizione, quindi polenta, salsicce e fegatelli, polenta al sugo, e per chi ama i funghi invece una piccola passeggiata nel centro storico per assaggiare la polenta con i funghi e i funghi fritti. Una delle sagre più apprezzate non solo della provincia di Arezzo ma del centro Italia. Ci avviciniamo al mezzo secolo di vita. Sì, sì, questa è la 49esima edizione, la festeggiamo infatti anche con della buona musica.
Franco Bagutti sarà, allieterà la serata mercatale del venerdì sera, ma non solo, anche per i più giovani ci saranno i Papi Sciulo da tarda ora in poi, e poi il sabato sera sempre l'alternativa, che ormai è parte del DNA di questa sagra. Cominciamo i festeggiamenti per il 50° con un anno di anticipo. Tutto nella tradizione con un po' di innovazione. Sì, certo. Cerchiamo di mantenere quella che è la tradizione, ma cerchiamo ogni anno di dare qualcosa di nuovo e tante altre sorprese. Spettacoli, rievocazioni e concerti e buon cibo. Fitto il calendario di eventi per le feste del perdono a San Giovanni Valdarno, che iniziano proprio da questa sera. Giovedì 14 settembre prenderanno il via gli eventi della festa del perdono a San Giovanni Valdarno, che si protrarranno fino a martedì 19. Spettacoli, rievocazioni, camminate solidali, conferenze, concerti e buon cibo. Iniziamo con una sfilata che vedrà affiancate il gonfalone del comune di San Giovanni Valdarno con il gonfalone del comune di Firenze e poi tutta una serie di figuranti legate al corteo storico della Repubblica Fiorentina. Fra gli appuntamenti il 17 settembre Bobby Solo in concerto. Guest star del perdono 2023 saranno il giornalista Gianmarco Sicuro con una mostra fotografica da lui realizzata per UNICEF e il macellaio poeta di Panzano Dario Cecchini, che in primavera aprirà la sua attività nell'ex bar turismo. Lunedì 18 incontrerà i cittadini con chiacchiere e panini. Un modo di dire buongiorno San Giovanni, sono arrivato anch'io, ci sono anch'io. Io penso che quando uno investe in un'attività in un luogo debba anche rendersi compartecipe e sentirsi comunità di luogo. Ecco, questo è lo spirito. Grande novità il perdono dei sapori e dei saperi organizzato da Confesercenti Arezzo. Inserendo comunque un mercato di filiera corta, ma non solo, quindi di prodotti tipici prettamente regionali e prodotti delle altre zone d'Italia, integrandoli con i banchi dell'arte dell'ingegno. Noi come Proloco abbiamo collaborato un po' con tutti, di questo ne siamo molto felici, anche perché la festa del perdono è una festa importantissima per i sangiovannesi e quindi dare il nostro contributo è molto molto importante. Per l'intero programma consultare il sito del comune di San Giovanni Valdarno. E adesso andiamo a vedere cosa c'è stasera dopo il nostro telegiornale, le solite rubriche Newsline e 9 e 10 seguirà l'appuntamento con Caffè del Parco, il talk show estivo questa sera condotto da Maddalena Pieroni. Si parlerà di temi legati alla sanità. Alle 23 consueto appuntamento in diretta in compagnia di Alessio. Prossimo appuntamento con informazione alle 20:30. Buonasera.